Ciao a tutti, sono Nick Piras, direttore moda di GQ e sono qua per la serie di dirette GQ Telefono Casa. Oggi faremo una chiacchierata con Matilde Gioli, una giovane attrice milanese che tutti voi conoscete, che adesso è, come dire, la vediamo in televisione il giovedì sera in questa serie bellissima che si chiama Doc nelle tue mani. Aspettiamo che Matilde ci raggiunga. Vediamo se arriva. Eccola qua. Allora, dovrebbe arrivare. Eccola qua. Aspettiamo che si colleghi. Eccola. Ciao Eccola. Nick! Ciao Matilde, come stai? Bene, Bene, tu? grazie, che bel sorriso. Grazie. Alzo un po', ando. Vai, sistemati come Perfetto, preferisci. Abbiamo tutto il tempo. aspetta. Vai. Eccoci, ciao! Eccoci. Allora, Tutto come sta bene? andando? Come va? Bene, ne parlavamo prima, io sto bene. Sono contenta di Bene. essere riuscita a raggiungere la famiglia perché io ero rimasta bloccata a Roma. Ah, ok. Per E lavoro? sì, e poi anche per impossibilità di muoversi. Quindi ho fatto praticamente la maggior parte della quarantena, insomma, questo primo mese e mezzo l'ho fatto a Roma da sola. E poi sono riuscita a raggiungere casa, quindi la mia mamma, i miei fratelli, i gatti che probabilmente appariranno a un certo punto. E chiaramente I una. miei dormono. I tuoi dormono. Ah, è vero che anche tu sei gattaro come me. Ma una dorme sicuro più che in un armadio, gli altri due stanno facendo macello con un cartone di un Amazon che è arrivato. Sai che loro amano, Hai voglia. no? Vorrei farti vedere. Vabbè, dai, te lo faccio vedere. Fammi vedere, vai, vai. Aspetta. Ok, perché ho fatto la splendida e mi sono presa il cavalletto. Chi c'è qua? Ecco, figurati. Ma c'è anche l'altra dentro? Ce l'ho? Sì, loro sono i più giocherelloni. Ciao amore! Ma quanti ne hai, scusa? Tre. Ah, bene. Tre e loro due sono quelli un pochino più attivi, l'altra è un po' malmostosa, quindi sta per i fatti suoi. Vabbè, ci sta, ci sta. È una gatta, quindi è normale. Senti, ma allora, come sta andando la tua quarantena? Allora, guarda, direi bene, nel senso che a Roma confesso che non, ogni tanto avevo dei momenti di malinconia perché ero proprio completamente da sola. E poi ero comunque non a casa mia, non nella mia città, no? E si sa che in momenti come questi, sicuramente stare a casa propria aiuta un po'. In realtà è stata anche una bella prova perché io, per esempio, sono una che ha sempre fatto molta fatica a stare chiusa in casa da sola e ho sempre trovato mille modi per fuggire da questa cosa qua. Questa volta non lo potevo fare. E invece ho scoperto, perché poi spesso si ha paura solo delle cose che non si conoscono, non di cose che realmente sono paurose e Vero. fanno paura. Ho scoperto una mia fantastica dimensione di solitudine a casa, perché poi di fatto io sono una curiosona, quindi di cose da fare ne trovi mille. Cioè, per esempio, ho avuto anche un certo momento, vedevo che tutti si allenavano in casa, in soggiorno, e io avevo un po' il rifiuto perché. Io ho sempre nuotato, corso all'aria aperta, camminato in montagna, quindi quest'idea di mettermi in soggiorno a fare degli esercizi sul posto, non so perché mi disturbava inizialmente, perché mi Intanto sembrava, non lo so, una cosa inutile, niente di sbagliato. ti avviso che mi stai bruciando tutte le domande, però vai avanti. Io vado avanti, Vai, 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 stoppami, vai, vai, vai tu, stoppami. vai avanti, non ti preoccupare. E invece poi piano piano con anche l'aiuto di amici che mi hanno chiesto di fare delle dirette insieme, quindi insomma sono stata obbligata a mettermi a fare gli esercizi in soggiorno, anche lì un'altra cosa in cui sono stata subito confutata da me stessa, perché poi io sono un continuo, diciamo,
sono in continua discussione con me stessa e sono stata confutata perché in realtà è molto divertente. Se ci si mette la musica, c'è questa cosa carina di avere Instagram con cui fare la diretta o in generale FaceTime o tutti gli altri Skype e ci si mette lì e alla fine. Quindi tutto per dirti che per me è un periodo catartico, Quindi, terapeutico. allora, in ordine, mettiamo tutto nelle case le giuste. Allora, cucinare, ordinare casa e esercizio fisico. Nell'ordine, diciamo, di preferenza o di quantità, diciamo, No, cioè. nel tuo caso. Allora, nel mio caso, cucinare, esercizio fisico, ordine. Ok, va bene. Allora, io purtroppo, nonostante sia della Vergine, sono molto disordinata. Però in realtà non sono una disordinata soddisfatta del suo Tu disordine. sai, scusa se ti interrompo, Matilde, tu sai che qualche giorno fa noi abbiamo avuto ospite Luca Guidara che si definisce il coach dell'ordine, che ci ha spiegato come tenere casa in ordine, come pulire, eccetera. Ed Non l'ho seguito, ma molto è stata interessante. un'esperienza straordinaria, sì. Guarda, io lui, diciamo, lui non lo conosco, però adesso vado subito, appena mettiamo giù, vado subito a informarmi. Sì. Io mi sono, diciamo, fatta aiutare da questo libro che si chiama Il magico potere del riordino, che è di una giapponese, Sì. Marie Kondo, mi pare. Maricomo, sì, esatto, sono più o meno simili. Ok. Ecco. Che è un concetto interessante, nel senso che è vero che effettivamente sembrava una pazza i primi giorni, perché come ti chiede di fare lei, ti devi sedere per terra e innanzitutto ringraziare la casa perché ti offre un tetto, ti protegge e ti accoglie sempre, eccetera, eccetera. Quindi io mi sono messa lì per terra, ho detto grazie. Lei è un po' in generale, no? In questo caso, esatto, sì. Però effettivamente avere rispetto della propria casa è una cosa importante, è un grande punto di partenza. Siccome io faccio una vita un po' caotica e sono io un po' incasinata di mio, mi perdo un po'. Però, come ti dicevo, nonostante io alla fine spesso sia tutto in disordine intorno a me, non sono di quelle che si trovano poi bene nel disordine. Cioè, le volte in cui metto in ordine mi rendo conto che poi sto meglio. Vabbè, sì. Quindi, semplicemente sono una pigra. Chiama così, chiama Sono pigri. pigra in Non quello, so. in altre cose no. Nel mettere in ordine sono pigra. Però ti dico che anche se è la terza cosa nell'ordine, perché ovviamente cucinare esercizio fisico mi stimola di più, però mi sto impegnando. E insieme al magico potere del riordino c'è anche l'arte di buttare, che è una cosa molto importante. Ovviamente non intendo sprecare, intendo buttare cose. Beh, alcune cose rovinate inutilizzabili perché è inutile che siano in casa. E poi c'è tutto un bel concetto anche sui vestiti, sul fatto che se un abito non lo metti da più di 2 o 3 anni, non lo metti più. Cioè, Non metti più, infatti. tu lo lasci lì perché dici magari perdo 2 chili, 2 o 3 chili e mi rientra, ma tanto non lo fai. Infatti sempre Luca Guidara suggeriva in questo momento di fare l'ordine negli armadi, che è il momento migliore per fare Ordine questo. negli armadi e donare i vestiti, E perché donare i e vestiti. donare i vestiti a chi poi li indosserà con piacere, ecco. Senti un secondo, Matilde, secondo te quale sarà lo strascico? Beh, io sono un ottimista, per cui lo strascico Anch'io. positivo che lascerà questa brutta esperienza da libri di scuola. Ci sarà qualcosa di positivo, secondo te? Sono Cioè, io certa che. penso all'inquinamento, per esempio, no? A Venezia si vedono i pesci, a Milano l'aria improvvisamente è respirabile, eccetera, eccetera. Anche se devo darti una brutta notizia, nel senso che ho letto che in realtà l'inquinamento indoor è 5 volte maggiore rispetto a quello fuori dalle pareti domestiche, perché chiaramente stando chiusi in casa, che ne so, camminando sulla moquette, utilizzando i profumi e tutta una serie di altri spray, stiamo inquinando l'aria che ci circonda all'interno del paese. Infatti sentivo che consigliano di tenere sempre le finestre molto aperte, di areare molto la casa, che è una cosa che io in realtà ho sempre fatto prendendomi gli insulti
di chi magari tra fratelli o amici Pendolosi di o casa. di chi viveva con me, perché io anche in inverno dormo con le finestre spalancate perché mi piace molto. Sarà perché ho fatto tanti anni di scout in cui dormivo alla ghiaccio. Comunque mi piace questo fatto di sentire il freddo e mettermi sotto le coperte. Quindi effettivamente no, ma poi la polvere mi sto rendendo conto in casa che è un problema enorme. Quindi no, non la sapevo questa cosa del che in casa c'è Ho dato una molto brutta inquinamento. notizia, non so. Sì, però detto ciò, per quanto riguarda invece il post, perché ci sarà sicuramente un prima e dopo ben definito, io sono positiva come te. Allora, partiamo subito con la nota un po' più negativa. Abbiamo dimostrato, mi metto io in prima linea, che facciamo un po' fatica a imparare dagli errori del passato. Quindi non Non abbiamo credo, memoria. purtroppo, e quindi io temo che quando si riaprirà tutto, si perderà un po' di vista, il fatto che eravamo riusciti ad avere un rispetto dell'ambiente in questo periodo che aveva fatto sì che la terra potesse respirare. Ora, se ne parliamo tutti, siamo molto contenti della cosa, postiamo tutti i video dei delfini, in Sicilia. Ho il timore che quando si riaprirà tutto sarà talmente tanta la voglia di riuscire, rimuoversi, raggiungere le cose, raggiungere le persone, che perderemo un attimo di vista questa cosa. Chissà però che vedere proprio nero su bianco gli effetti positivi che ha avuto sull'ambiente questo periodo non faccia sì che dopo un momento di smania iniziale in cui sicuramente ci rimetteremo in macchina, cose, eccetera, eccetera, magari diremo: però aspetta, pensiamo un attimo a quanto abbiamo fatto respirare la terra in quel periodo. Quindi io temo un momento iniziale di delirio, che è anche comprensibile perché siamo tutti chiusi Perché in non casa. riusciamo a... Sì, certo. E intanto c'è il controllo del giardino. Però dopo, secondo me, nelle nostre coscienze qualcosa si sta imprimendo, perché è una cosa che non ha precedenti. Poi sono molto positiva anche per quanto riguarda, in generale l'atteggiamento delle persone, che stanno sicuramente riscoprendo l'importanza di cose molto semplici, ma che nella velocità e nella frenesia delle nostre vite di questo periodo si erano un po' perse. E quindi, secondo me, questo rallentamento, che in realtà è stata una frenata brusca nelle nostre vite, no? Questo è stata una frenata molto brusca, e infatti tanti si sono anche fatti male in questa frenata. Però, secondo me, aiuterà a rallentare un pochino i ritmi delle nostre vite, che prima erano, secondo me, eccessivamente frenetici, la mia per prima, e apprezzeremo con un pochino più di calma, il percorso. Cioè, non c'è solo il punto di partenza, il punto di arrivo da raggiungere in un lampo. C'è la bellezza anche di apprezzare il percorso e gli Tappe. incontri che si fanno durante un percorso, che sia un percorso educativo, un percorso amoroso, un percorso lavorativo. Però con calma. Senti, Matilde, oggi è giovedì e come mia mamma mi ricorda, il giovedì sera su Rai 1 c'è qualcosa che ti riguarda. Quindi dopo Luca Argentero, dopo Pierpaolo Spollone, dopo Gianmarco Saurino, è la volta di Matilde Gioli e di Doc nelle tue mani. Sì. Raccontaci un po' questa esperienza che sta andando benissimo. Intanto, come dire, all'inizio mi ha sorpreso il tempismo straordinario, chiaramente non voluto, col quale, come dire, si esce con una serie, un medical drama, quindi che gli ospedali protagonisti. Mentre, come dire, nella nostra vita reale gli ospedali sono protagonisti per altre ragioni. Quindi, intanto questo, e ti chiederei come è stata questa esperienza, come è stato prepararsi ad affrontare un'esperienza come quella. È stata un'esperienza molto bella. È stata la mia prima esperienza su un lavoro lungo come una serie, perché io fino adesso ho fatto sempre film, quindi ho sempre vissuto set della durata di massimo 2 o 3 mesi, non di più.
Quindi sia da un punto di vista del vivere il set, del vivere le persone con cui lavoravo, sia da un punto di vista anche professionale, cioè di quanto faccio vivere il personaggio, no? Perché se un personaggio lo faccio vivere per 2 mesi, faccio appena in tempo a iniziare a entrarci capito, in empatia. 7 mesi, contando anche la preparazione, 8 mesi in cui sono Giulia Giordano, che è il mio personaggio, beh, la conosco Giulia adesso. Posso dire di averne definito anche dei tratti proprio quasi millimetrici, perché c'è il tempo di farlo. Quindi è Certo. stata una prima esperienza molto, molto bella, molto positiva. Effettivamente il prodotto è bello. Io, guarda, lo dico, trovo che sia veramente molto bello. Sono felice perché ci siamo impegnati tanto tutti, a parte il cast meraviglioso, tu hai conosciuto dei pezzi del cast, sono tutte delle persone incredibili da cui tra l'altro ho imparato tanto, anche dagli attori più giovani di Tra me. l'altro devo dirti una cosa, che quando ho confessato a Pierpaolo che mia mamma non faceva che nominare te anziché lui, non l'ha presa bene, nel senso No, che perché visto poi. che gliel'ho detto in diretta, per cui si è un po' irrigidito e ci è rimasto un po' male, per cui Lui è volevo così. dire. Lui è un Sì. permalosone. Sì. No, Pierpaolo è veramente uno degli attori con cui ho legato di più, perché abbiamo una cosa in comune, cioè la facilità al cazzeggio, che comunque serve sul set. Certo, a volte forse siamo stati inopportuni, a volte forse non era il caso di ridere, però due cretini che ridono in continuazione ci stanno, perché comunque alleggeriscono a volte anche la tensione, la fatica di un lavoro del genere. Guarda, Pierpaolo veramente è una delle persone con cui ho legato, ti voglio Senti, molto. ma com'è stata la preparazione? Nel senso, l'ho chiesto anche a lui, hai imparato qualcosa? Cioè, nel senso, sai fare massaggio cardiaco, le iniezioni, non so, Allora, qualcosa? guarda, io ero avvantaggiata dal fatto che io volevo farlo di lavoro, il medico. Ah, vedi? E mio papà era medico, quindi io in casa ho tantissimi libri di tutto il suo percorso di studi, e poi l'ho tartassato tanto di domande perché sono sempre stata molto interessata soprattutto all'anatomia, in modo a volte anche forse preoccupante, inquietante. Perché mandavo proprio a vedere video di operazioni e queste cose qua. Però voglio dire che non c'è dietro nessuna, diciamo, psicopatologia, ma semplicemente proprio mi piace Bello, sapere bello. come è fatto il corpo umano. E quindi eri la persona perfetta. Beh, diciamo che ho accolto con piacere queste settimane che abbiamo passato, in collaborazione col Gemelli e col mio amato professor Raffaele Landolfi, e siamo diventati anche molto amici, che è il primario di medicina interna del Gemelli, che aveva poco da fare, no? Come essendo un primario, e quindi ha deciso anche di prendersi carico di noi, attori studenti, e ci ha dedicato tanto tempo affidandoci a altri dottori all'interno del Gemelli, a cui noi ci siamo ispirati, e abbiamo anche assistito a delle cose, ovviamente dove era possibile, perché insomma. Ci sono cose molto private quando si tratta di ospedali, di pazienti, però a noi interessava più che altro, anche, non lo so, noi facevamo i giri del reparto di medicina interna, che è una cosa che avviene tutti i giorni, dove il primario interroga gli specializzandi più grandi e più piccoli, cioè dai senior a quelli più junior, per spiegare che cosa ha, cosa non ha il paziente. E sono tutte le volte delle interrogazioni vere e proprie, quindi lì puoi osservare come reagisce ogni personalità, no? Quindi c'è quella perfettina che è super preparata, che parla macchinetta, però poi si perde di vista una cosa banalissima, ma perché lei pensava alle parolone. Poi c'è quello un pochino più sgangherato, che magari si dimentica, i termini tecnici, però intuisce una cosa molto importante. Poi c'è quello che viene sgridato, c'è quella invece che è gelosa. Cioè, Mondo. È un cosmo comunque anche quello dell'ospedale. A noi interessava quella parte. Per quanto riguarda quelle invece mediche vere e proprie, appunto tu parlavi di rianimazione, ho imparato a usare il defibrillatore. Avevamo questi specializzandi che stavano sul set con noi, loro ci hanno dedicato veramente ore e ore quotidianamente, che quando dovevamo fare la scena ci spiegavano, per esempio a me hanno insegnato a recidere un'arteria temporale, che è qua. Molto molto interessante.
no, non erano tutti entusiasti come me, perché c'è chi magari ha la visione del sangue o di altro è disturbato. Mi verrebbe da chiederti se è stato più complicato imparare a recidere l'arteria temporale oppure a baciare Luca Argentero. Mi è venuto più naturale recidere l'arteria temporale. Ok, va bene. Ci crediamo. Detto ciò, ne approfitto perché, insomma, è sempre molto difficile avere il tempo di parlare di tutti, però su questo set, a contribuire alla bella riuscita di quello che state vedendo, è stata la troupe, cioè tutti coloro che hanno lavorato, perché ci siamo noi attori, ma noi siamo un reparto, ma sono tanti reparti, no, che funzionano per creare poi il prodotto, c'è tutta la parte di regia, di produzione, ma poi ci sono i macchinisti. Io, per esempio, sono molto molto affezionata al reparto dei macchinisti. Io mangiavo tutti i giorni con loro perché sono molto interessata proprio al lavoro che fanno. Ci sono gli elettricisti, c'è tutto il reparto di macchina da presa, trucco, parrucco, costumi, e ti assicuro che tutti, dal primo all'ultimo, si fanno un mazzo quadro. Immagino. E nulla si muove se loro non ci sono. Quindi, quando un film o una serie riesce bene, questo ve lo dico in generale quando guardate un film o guardate una serie, pensate che non è merito solo degli attori, ma perché agli attori viene messo sul piatto d'argento, diciamo, viene preparato un set molto bello. Poi, certo, c'è anche la parte nostra. Però bisogna sempre ricordare quanto sia fondamentale, la troupe. Senti, invece volevo chiederti una cosa, tornando al discorso della preparazione, volevo chiederti se avevi un aneddoto da raccontarci del dietro le quinte, se è successo un qualcosa che, insomma, che ti ha particolarmente divertita. Guarda, divertita tante purtroppo, Tante cose. nel senso che a partire da la pronuncia di certe Ah, beh, sì, certo. parole, per esempio io avevo una parola che non è tra le più difficili, che però era corticosteroidi. Sì. Oh, ci credi che siamo stati 2 ore? Veniva tutto perfetto, tutta la scena perfetta, noi bellissimi, intensi. Però quando poi arrivavo su corticosteroidi si rovinava tutto perché mi inceppavo. Poi mi pigliava la risata isterica e poi basta. Ciao. Vabbè. Dalla pronuncia dei termini tecnici, che devo dirti non semplicissima, beh, tante cose, nel senso che calcola che adesso io non ti posso rivelare troppo, però c'è una puntata in cui c'è l'ospedale molto pieno di malati e feriti. Situazione di barelle, sedie, tutti di panico totale. Tu ti devi immaginare che la scena viene girata con una macchina da presa che segue questo gruppo di persone che a motore sono tutte ferme, immobili, concentrate, e ad azione parte il panico, ovviamente fisico. Ma assistere a questa cosa fa ridere, è molto. Io e Pierpaolo Spollon, per esempio, ridevamo molto in queste situazioni, perché dici, ma siamo un gruppo di matti. Perché dal nulla, ok, concentrati, motore, tutti zitti, tutti ai posti di combattimento, azione, il panico. Ciao. Io questi momenti non posso scordarveli perché sono surreali, cioè li puoi vivere solo in una situazione come il set. Beh, credo che sia anche un modo per, in qualche modo, per viversi il set senza troppa ansia addosso, no? Immagino anche, perché poi, come mi dicevi tu, avete girato. Con poca ansia il set, ti devo dire la verità. Bene. Mi diverto molto. Senti, volevo chiederti questa cosa qua. Allora, io so che sono state girate 8 episodi di Doc, giusto? E poi purtroppo il lockdown ha interrotto il vostro lavoro. Ti volevo chiedere appunto, come dire, come avete vissuto questo fermo forzato. E come dire, se il lockdown ha anche interrotto degli altri progetti che avevi in ballo. Il lockdown ha interrotto altri progetti che c'erano in ballo, che non so se riprenderanno, cioè dovevano proprio partire, non so se partiranno e quando, e se partiranno non so quando. Detto ciò, noi siamo stati interrotti veramente sul finire, quindi è stato un po' un dispiacere perché mancavano circa 7-8 giorni di lavoro a fronte di 27 settimane, quindi eravamo proprio arrivati. In realtà il secondo blocco, che sono altri 8 episodi, è praticamente pronto, però in quegli 8 giorni
mancavano delle scene anche di raccordo che non si possono non girare, cioè non si può pensare di montare i prossimi episodi tagliando quelle scene che mancavano, perché sono scene di fondamentale importanza appunto per il raccordo di tutta la storia. Io credo che appena sarà possibile girare in condizioni ovviamente di grande sicurezza, sicuramente con una troupe ridotta, con tutti i presidi, eccetera, eccetera, concluderemo quest'ultima settimana di lavoro e poi potremo anche sbloccare il secondo blocco. Certo. Però la storia non finisce stasera. No, Siamo a metà. siamo a metà. Senti un attimo, usciamo un secondo dall'ospedale. Io so che, torniamo alla tua vita reale, io so che tu sei una nuotatrice provetta, quasi a livelli agonistici, mi risulta, è vero? Allora, facevo nuoto sincronizzato agonistico. Adesso sono un po' appesantita, però sì, sono passato tanti, tanti anni in acqua, in piscina. Ok, ma è ancora la tua passione il nuoto? Sì, anche se non. Allora, guarda, quando ho smesso di fare sincro a livello agonistico, perché l'agonismo poi diventa quasi un lavoro, e poi la mia vita ha preso un'altra piega, ho iniziato a fare questo lavoro e ho dovuto lasciare. Ho continuato a nuotare il più possibile perché poi senti proprio la mancanza quasi chimica del cloro, no? Dopo che hai passato tante, tante ore, tante giornate in piscina. Piano piano ho iniziato ad andare sempre meno, ma proprio perché muovendomi molto per lavoro non è che in ogni posto trovi sempre la piscina vicino casa. E quindi ho diminuito la mia frequentazione delle piscine. Adesso è veramente tanto tempo che non vado. Sono andata a nuotare a Roma mentre stavo girando e mi sono stupita perché secondo me era più di un anno che non nuotavo e il fiato è rimasto lo stesso, cioè mi sono fatta serenamente le mie 100 vasche in meno di un'ora come facevo un tempo e mi ricordavo bene tutto, tutti gli stili. È un po' come andare in bicicletta, insomma, una volta che impari. Il mio corpo aveva proprio memoria e soprattutto aveva tanto fiato perché già nella corsa, per esempio, non è così, invece nel nuoto mi è rimasto il fiato. Quindi sono più tranquilla perché so che qualora io volessi ricominciare, insomma, non sarà una tragedia, ma sarà abbastanza semplice tornare a nuotare. Invece ti volevo chiedere questa cosa qua. L'altro giorno ho fatto una chiacchierata in diretta con Andrea Carpenzano, no? E mi ha raccontato che lui ha iniziato a fare il lavoro di attore per caso, perché ha accompagnato una sua amica a fare un provino e il provino l'ha fatto anche lui. Chiaramente non è, l'amica l'ha persa perché ha preso lui. E mi risulta che più o meno anche nel tuo caso le cose siano andate così, è vero? Sì, anche per me è stata una casualità, nel senso che io stavo accompagnando mio fratello a basket e io vivo a Milano, alla Canottieri Milano, no? Di fianco c'è la Canottieri Olona, dove avevano semplicemente affittato uno spazio per fare questi provini di massa per le comparse del film di Virgilio. Siccome io ho parcheggiato il motorino lì davanti, quando ho mollato il mio fratellino e poi sono andata a prendere il motorino e c'era un ragazzo fuori che fumava, mi ha detto sei qua per il casting? E io gli ho detto no. Vabbè, però siccome cerchiamo persone come te, quindi della tua età più o meno, per fare contorno a una scena di gruppo, quindi non devi saper recitare, perché non ti butti dentro e non fai il provino? E quindi ho fatto questo non era neanche un provino, era una presentazione. Ciao, sono Matilde, ho 21 anni, avevo i tempi, faccio nuoto sincronizzato, tifo Inter, fine. E non sapevo neanche per chi lo stessi facendo, per cosa lo stessi facendo. L'ho fatto così perché in quel periodo, diciamo che se trovavo lavoretti, anche saltuari di una giornata, li accettavo volentieri, no? Quindi ho detto, vabbè, magari un giorno sul set da comparsa mi porto a casa i miei soldini. E poi in realtà il casting ha voluto mostrare la mia presentazione a Virzì, che ha voluto incontrarmi e fare un provino vero e proprio. E ho fatto questo provino senza aver mai recitato in vita mia. Il giorno dopo lui mi ha comunicato che mi avrebbe voluta nel film. Quindi è stata una cosa assurda. E poi da lì è cominciata questa Ed è lì carriera. che ti ha lasciato nel mondo dello spettacolo, giusto? Nel mondo del cinema. Sì, sono diventata attrice. Sì. Però io non avevo studiato, non avevo neanche mai pensato di farlo.
mi sono stupita io per prima, nel senso che non dicevo, ma com'è possibile che voglia me? Sai che quando ci si guarda o ci si ascolta è molto difficile apprezzarsi, no? Perché tendiamo tutti ad avere un occhio ipercritico. Quindi io ho detto, boh, se lui si fida, Perché direi no? che poi, perché no? E poi, insomma, piano piano ho scoperto anche facendomi una cultura che Paolo Virzì è uno dei registi migliori proprio nella conduzione degli attori e soprattutto dei non attori, cioè lui spesso lo fa, no? Di prendere persone che non hanno mai studiato sicuramente un neorealismo che piace a lui ed è in grado di farli recitare, quindi la maggior parte del merito va anche a lui. E poi da lì, fortunatamente, non ho mai smesso di lavorare, quindi ogni film è stata una palestra e piano piano mi sto facendo il mio bagaglio. Beh, intanto ti devo far notare che con la storia dell'interista ti sei guadagnata le simpatie del mio direttore, Ragno Di Predi. Molto bene, molto molto Quindi sei bene. a posto, per cui Ti faccio vedere una cosa, aspetta, Vai, eh. vai, vai. Questi siamo io e mio fratello che abbiamo fatto l'anno scorso la campagna per la maglia nuova dell'Inter. Vedi, questo è San Siro. Sì. E quindi c'è stata questa cosa carina di... Aspetta che non riesco più a girarlo, così. Eccoti. C'è stata questa cosa carina che, diciamo, andando a promuovere facendo promozione dei film, anche in programmi a volte capita calcistici o comunque dove si parla di sport, è venuta fuori questa passione e Inter mi ha cercata perché comunque non, le squadre di calcio magari non sono abituate ad avere anche rappresentanti Certo. donne soprattutto trasversali, cioè non legate per forza allo sport, ma legate anche al mondo dello spettacolo, della cultura. E quindi è nato questo bellissimo rapporto con Inter e ovviamente per me niente di più meraviglioso perché è la mia squadra. La tua squadra di conseguenza. Bene, Esatto. senti, volevo ancora chiederti due cose, poi ti lascio libera ai tuoi gatti, per cui ti lascio Ma tranquilla. guarda, come vedi, a me piace chiacchierare, sono io che poi vi libero della mia presenza No, perché ci sono mancherebbe. un po' chiacchierona. No, mi incuriosiva sapere che cosa farai, come dire, una volta terminata la quarantena, la prima cosa che ti viene in mente. Beh, vado da Fuego, che è il cavallo che ho in fida qua vicino a Milano. Questa passione è recente perché è nata durante le riprese del film I Moschettieri del Re di Giovanni Brunetti, dove io dovevo fare queste scene a cavallo, soprattutto queste scene di cadute a cavallo. Prima di iniziare il film, il regista mi ha detto: guarda, ti do un'opzione. Se non te la senti, puoi semplicemente fare le scene in cui vai al passo tu, e poi facciamo fare tutta una controfigura. Però ovviamente una come me, no, ho detto no, no, voglio farlo io. Certo, Perché io figurati. figurati dove c'è da andare a rischiare. L'avevo capito, eh. Non vedo l'ora. Se era capito. No, poi io sono grandissima amante degli animali. Effettivamente i cavalli non li avevo mai, cioè in montagna ho sempre frequentato le mucche, le capre, le pecore, però a cavallo non c'ero mai andata. Quindi ho detto no, no, assolutamente, perché poi il bello del nostro lavoro è questo, che io per lavoro ho avuto questo un mese a Roma, fuori Roma, a Sacrofano, un mese di lezioni da questi stuntman per imparare ad andare a cavallo e anche a cadere da cavallo. Scusa, ma cos'altro vuoi fare nella vita? Me lo spieghi? Ce ne sono ancora di cose, Sì, ce n'è, vedo, ce vedo. n'è. Quindi niente, da lì è nata questa passione che inizialmente mi dicevano tutti, vabbè dai, adesso perché sul set ci sono i cavalli, quindi qua ti sei impallinata del cavallo, ma vedrai che poi torni a Milano e dove vai? Io appena rientrata a Milano dopo il film, subito ho iniziato a informarmi su maneggi in zona da raggiungere e ho trovato questo posto che adoro, dove ho conosciuto Fuego, ho montato vari cavalli che loro hanno, ma questo Fuego che è uno spagnolo, io ho iniziato a montare con gli spagnoli. Per chi conosce i cavalli sa che c'è una bella differenza tra gli spagnoli e gli altri cavalli perché hanno il sangue caldo e quindi hanno un carattere allegro. Bello impegnativo, Sì, eh. non è una, diciamo che non è una passeggiata molto rilassata quella su un cavallo spagnolo, poi su uno che si chiama Fuego ancora di meno, e ho deciso di avere un rapporto con lui da in qualche modo padrona.
E quindi tutte le volte che io sono a Milano e non ho da lavorare, corro subito in maneggio, anche perché ti confesso che io, nata e cresciuta in centro città e ho fatto una vita sempre molto cittadina, nel senso che mi è sempre piaciuto uscire, andare a ballare, uscire a cena, cioè, ho vissuto tanto la città e non mi sono mai lamentata. Ora che sto crescendo, ora ho fatto 30 anni, mi rendo conto che la vita e le passioni mi stanno portando un po' fuori, cioè mi sto rendendo conto che è sufficiente quello che ho fatto fino ad adesso. Io vedo un futuro veramente in mezzo alla natura e agli animali, perché sono delle cose che mi rendono realmente molto felice. Cioè, una volta che sto in maneggio, in mezzo al prato, con i cavalli, anche a pulire la cacca dei cavalli, felice pazza. Va bene. E Quindi voglio ascoltare questa cosa. ma quanto tempo al momento quanto tempo dedichi a questa a questo lato così rupestre? Allora, quello che riesco, nel senso che la nostra fortuna, che a volte è una sfortuna di fare gli attori, è Di che è uno avere dei dei lavori tempi più morti. precari che ci siano. Ci sono dei periodi di fermo. Fortunatamente i miei non sono mai durati più di 2 mesi. E quindi io per ora la vivo bene, nel senso che se ho 2 mesi a disposizione, vabbè, ovviamente mi occupo di tutte le cose anche logistiche, burocratiche che non riesci a fare quando sei in trasferta. Però io vado, se riesco, quasi tutti i giorni. Brava. Quando non è possibile, vado certamente il sabato e la domenica. Brava. Senti, ti faccio l'ultima domanda e poi ti lascio. Ti Vai. volevo chiedere questa cosa qua, se ci racconti quali sono i tuoi progetti per il futuro. Guarda, in realtà non ti posso dire niente di cosa farò in futuro. Perché non so se questi progetti ci saranno o meno. Ti posso dire che ho fatto un provino per un film horror. Basta, non ti posso dire altro perché secondo me D'accordo, mi vabbè. ammazzano. Ho da fare un autoprovino, visto che non si possono fare i provini vis-à-vis. Ed è il motivo per cui ho preso questo, che volevo usarlo anche, lo volevo provare nella diretta con te, ma non sono ancora molto pratica, quindi c'era il telefono che cadeva. Adesso piano piano imparo a usarlo perché appunto mi servirà per fare questo self-tape, si chiamano. E poi c'era un progetto invece già sicuro che doveva partire, molto interessante, però non si sa. Ma soprattutto ho 3 film in uscita Raccontaci. Allora, il 2 aprile doveva uscire questa commedia molto bella che si chiama È per il tuo bene, diretta da Rolando Ravello, che è un regista meraviglioso, pazzo, completamente pazzo. Ci siamo divertiti come dei matti. Ed è una commedia corale, composta da 3 famiglie e uno di questi nuclei familiari è composto da Marco Giallini, Isabella Ferrari ed io, che siamo padre, madre e figlia. Poi c'è Vincenzo Salemme, Valentina Lodovini, Claudia Pandolfi, Battiston, E c'è un quando uscirà cast questo meraviglioso. punto? Quando uscirà a questo Non lo punto? so, non lo so. Nel senso che, guarda, anche noi anche a noi ancora non è stato detto, ma perché non lo sanno neanche loro. Anche perché ho letto che, adesso poi è tutto molto ipotetico, le varie fasi diciamo, della riapertura, però cinema e teatri aprono proprio per ultimi. Certo, Quindi io purtroppo. temo che si vada verso Natale, ecco. Poi doveva uscire questo film, invece, Opera Seconda di Lamberto Sanfelice, che è un altro giovane regista molto molto bravo, e vi consiglio di guardare il suo primo film, che è Cloro, che è un film che è andato anche a tanti festival internazionali perché è un grandissimo film. Non è una commedia, è un film più drammatico, più impegnativo. Dove sono la moglie del protagonista, che è un attore francese, e quindi è stato bello anche lavorare con un attore di un'altra cultura cinematografica enorme come quella francese, perché comunque lo senti che siamo Ma diversi, no? Ma è la cosa bella, cioè si impara. certo.
E poi c'è un altro film che invece è un'opera prima di Francesco Marioni, che è un altro regista pazzo pure lui. Quando dico pazzo, ovviamente lo dico con grande Ma affetto, no, ma è per dire che sono certo. genio e sregolatezza, e soprattutto per dire che sono persone molto, molto di cuore con cui si ride tanto, che è fondamentale. Che si chiama Va bene così, è un altro film corale che è una via di mezzo, nel senso che ha anche dei momenti di commedia, ma è anche un film tosto per gli argomenti trattati, corale, e anche lì abbiamo due francesi nel cast. E niente, non, guarda, ero andata a finire i doppiaggi di questi lavori a febbraio, e poi ovviamente si è bloccato tutto quanto. Quindi sono curiosa, sono in attesa di vedere questi lavori spero che usciranno presto. E noi comunque siamo qua a sostenerli, anche se uscissero tra anni, siamo sempre qua per E sostenere noi pure con tutti voi a sostenere quest'arte meravigliosa e speriamo che si riprenda presto con tutto quanto e si rimetta tutto in moto. Speriamo. il progetto. Davvero, davvero. Senti, Matilde, io ti ringrazio Grazie tantissimo. a te, Sei Nick. stata Rifacciamo quando super, vuoi. volentierissimo, sei stata super, super simpatica. Volevo Grazie. dirti che in questa diretta che è durata 41 minuti c'è stato un diluvio di cuori e c'è un sacco di gente che ti vuole bene, per cui Grazie. devi essere veramente contento di questo mega supporto perché è una fan base pazzesca Infatti ci e tenevo a te lo ringraziare meriti. queste, perché poi con tante di queste ragazze, ci sono tante giovani ragazze con cui poi mi sto sentendo anche che stanno fondando queste fan page e sono meravigliose. Abbiamo fatto anche una telefonata su Zoom, eravamo tantissime. E mi hanno detto una cosa molto bella, mi hanno ringraziata perché mi hanno detto ci distogli un po' dalla noia dei telefonini, dei televisori e almeno si chiacchiera, cioè si parla. E io trovo che sia una cosa molto bella di cui i ragazzi hanno bisogno. Beh, Quindi io sono la testimonianza di quanto tu sia, come dire, sincera in quello che dici, perché tu probabilmente non te lo ricorderai, ma l'anno scorso ti ho approcciato durante un evento in cui eravamo entrambi invitati, mi sono presentato e tu sei stata molto carina nei miei confronti, nonostante non ci conoscessimo, per cui ci tenevo a dirlo perché, grazie, come Nick. dire, eh no, grazie a te Grazie. perché sei molto, molto, molto carina. Come abbiamo potuto vedere da questa diretta che abbiamo fatto insieme. Per cui ti ringrazio tantissimo, ti mando un bacio e ti Anch'io, e auguro. quando vuoi fare una chiacchierata di qualsiasi argomento, sono qua. Volentieri, ti mando un Va bacio, bene. ti auguro il meglio per tutto. Grazie tante, Anche a davvero. te, Nick. Grazie, a E saluto presto. GQ Italia. Ciao ragazzi. Grazie, Ciao. grazie mille. Ciao. Allora, io ringrazio veramente tanto ancora Matilde, è stata molto carina, come avete visto, è molto quindi è generosa nei confronti di tutti noi e vi do appuntamento domani con tre dirette dei GQ Telefono Casa, una alle 15 con Marco Di Costanzo e Ilaria Chiavacci, che è una mia collega bravissima, l'altra alle 16 con Gabriele Esposito e me e invece poi più tardi avremo una lezione di cocktail con Mattia Pastori. E quindi vi auguro buon pomeriggio e grazie per aver seguito. Ciao.